amici e benvenuti in un nuovo vlog. Perché sono qui? Perché oggi, ragazzi, è arrivato un mega paccone per Dedè, una sorpresa per Desiree. Guardate un po' lì che cosa c'è. È gigantesco, ragazzi. Guardate quanto è grosso. Cioè, mamma mia, ma pesa tantissimo. Aspetta, aspettiamo, vediamo se riesco. No, no, ragazzi, è impossibile. Questo, ragazzi, è una sorpresa per Desiree. Lei non lo sa, perché è una cosa che desidera da tanto. Una cosa per la sua cameretta, per la sua nuova cameretta. Ah, a proposito, ragazzi, abbiamo quasi terminato la cameretta di Dedè. Io penso una settimana e faremo il fatidico room tour della nuova camera di Dedè, che sarà una sorpresa anche quella per Desiree, perché quando la allestiremo io Desiree la mando via dai nonni. Quando sarà tutto pronto la faremo venire qui, quindi sarà una sorpresa anche per lei. Però torniamo a noi, quindi che cosa ci sarà all'interno di questo pacco? Lo scopriremo fra poco. Adesso io vado a prendere Desiree a scuola, la porterò di corsa in piscina, ragazzi, perché oltretutto oggi rinizia anche la piscina. E quando torneremo dalla piscina, io non le dirò niente a Desiree, sarà proprio una sorpresa vera e propria. Verrà qui nella stanza e scoprirete insieme a lei cosa ci sarà all'interno di questo pacco. Nel frattempo, magari voi ragazzi, lasciate un commento scrivendo secondo voi cosa c'è in questo mega meghissimo paccone. Io non vedo l'ora, perché io sono sicura che rimarrà, ma no, felicissima di più, perché è una cosa che desidera tantissimo. Ma lei non se lo aspetta, perché noi gli avevamo detto che per adesso non si poteva comprare, e quindi sarà veramente una sorpresa, ragazzi. Quindi continuate a vedere il video, non ve lo perdete e ci vediamo fra poco. Ciao! Eccoci qua, amici. Mamma, perché siamo le camere? Mano. Siamo tornate, come potete vedere, da piscina, come vi avevo detto. Adesso te lo dico, andiamo a prendere intanto l'ascensore e mamma ti spiega tutto quanto. Aspettiamo. Innanzitutto, come è andato questo primo giorno di piscina? Benissimo. E abbiamo fatto pure tante vasche. Ho visto. Allora, all'inizio quattro vasche di doccio. Poi quattro di un'altra cosa, non mi ricordo. Mm-hmm. Doccio con le mani su. E ho visto che avete fatto tantissime cose. Due che facevi con il braccio destro così. Mm-hmm. E due con il braccio sinistro, la stessa cosa. E come ti senti? Ti senti stanca? Il primo giorno è andata già molto a bomba, perché poi avete un'istruttrice nuova. Sì, è molto, cioè, severa? Siamo in una corsia. Mm-hmm. Che è molto molto più da grandi, capito? E quindi facciamo più cose. Cose più impegnative da grandi. Eh sì. Ok, adesso mamma ti dice tutto, perché sto con questa telecamera. Ragazzi, ancora non gli ho detto niente. Adesso apriamo casa. Guardate un po' nel frattempo noi come stiamo. Come stiamo messi. Qui abbiamo un altro pacco, come potete vedere, perché qui abbiamo quasi finito, stiamo svuotando praticamente tutta casa. Apriamo casa. Eccoci qua. Vieni, signorina, vieni, che mamma adesso ti dice tutto. Allora, sei curiosa di sapere perché sto con questa videocamera? Sì. Allora, aspetta, fammi posare lo zaino di scuola, perché qui ci abbiamo tutto, ragazzi, zaino di scuola, zaino della piscina. Allora, di là c'è un qualcosa per te. Ok.
Sei curiosa? Sì. Aspetta, dove vai? Voglio andare. Aspetta, aspetta. Che potrebbe essere secondo te? Hai in mente qualcosa? Io ho in mente qualcosa, però non lo so. Una cosa molto grande. Una cosa molto grande? Non molto, cioè non è di qua. Non ti aspettare cose che non potrebbero essere. Perché? Ok? Perché io lo so una cosa che tu desideri, però che ti abbiamo detto io e papà? Okay. Che quella cosa per il momento non si può fare. Ok? Okay? Quindi è un'altra cosa comunque bella. Andiamo. Dove vuoi andare? Devo vedere dov'è. Dov'è? Boh, cercalo un po', vedi un po'. Allora. Dove potrebbe stare? In camera forse. Vedi in camera da letto magari. Però penso che potrebbe essere. Che cos'è? Che già. Tocca, senti. È una scatola. È enorme. Posso toglierlo? Lo vuoi togliere? Sì. Sì. Ma è qualcosa della Disney? Dei cartoni animati, secondo te? No, non ho per niente idea. Lo tolgo. Lo togli? Ragazzi, glielo facciamo togliere? Al tre? Sì. Uno, due, tre, vai! Che scatolone! Che cos'è? Ma è uno scatolone, ma non è che non c'è niente dentro? No, pesa. Eh? Senti un po' se pesa, alzalo un po'. Oh, è gigante! È pesantissimo, neanche mamma è riuscita ad alzarlo! Che c'è? Che hai visto? Che hai visto? Ho visto una cosa molto bella. Come hai fatto a vederlo? Quasi il disegno. Ma non è giusto! Come hai visto il disegno? E quindi che cos'è? Una cosa che ti piace? La poltrona. Che cos'è? La poltrona. La poltrona! Hai visto che mamma e papà alla fine dell'anno comprata? Come si apre? Ma adesso lo vuoi aprire? Sì. E poi dopo? La montiamo. La montiamo. E dove la mettiamo se la montiamo? In camera tua. In camera mia, ma in camera mia non c'è posto. Li vogliamo far vedere ai nostri amici perché non la possiamo montare. Vogliamo andare a fargli vedere? Sì. Che gli vuoi far vedere? La camera. La camera? Gli vogliamo far vedere i lavori in corso? Ragazzi, non vi aspettate, c'è un bordello! Vai, apri! Ta-da! Abbiamo tolto tutto quanto! Desi, abbiamo tolto pure il divano, hai visto? Quello che avete visto fuori, ragazzi, era il nostro divano che stava prima qui, se voi vi ricordate la stanza com'era prima. Ma posso entrare? Dove? Qua. Dove vuoi entrare? Qui, nella cabina d'armadio. Vuoi entrare nella cabina d'armadio? Sì. Ma tu lo sai che poi fra un po' qui dentro tu non ci potrai più entrare? Vedila adesso, perché poi dopo non la vedi più, Come perché? Perché sarà una sorpresa. Questa porta fra un po' verrà chiusa e tu non ci potrai più entrare. Me voglio. Certo. Cucù! Ma non spoileriamo troppe cose, se no dopo i nostri amici sono troppo, li lasciamo con la curiosità, Sì. E va bene, quindi adesso dobbiamo aprire il pacco. Ci conviene, lo sai fare che cosa? Lo portiamo di qua. Ok. Ok? Ma troverete il trenino. Ma perché tu pensi di riuscire a portarlo di qua? Nino ciuciu. Va bene, vediamo ragazzi se ci riesce. Trenino ciuff. Fai il trenino ciuff. Vediamo se ci riesci. Mi sa che è un po' complicato, Io mi sono dovuta far aiutare da papà per alzare lo scatolo. Che sto facendo? Che vuoi fare? Vuoi smontare la camera?
Cioè, se smonti la camera, poi dopo ti... Marianna quando ritorna si arrabbia, eh? Che ragazzi, neanche c'è Marianna. Marianna non c'è, come potete vedere. Perché anche lei ha iniziato pallavolo e oggi c'ha la lezione di pallavolo fino a questa sera tardi. Facciamo una cosa, va, che mi sa che è meglio che ti aiuta mamma, che dici? Ti aiuto io? Sì. Allora ragazzi, è l'ora di aprirlo. Ecco qua, l'abbiamo portato in salone, vai. Questo? Primo nastro rotto. Secondo nastro rotto. Adesso è l'ora dello scotch. Attenzione sempre con la forbice. Ce l'abbiamo fatta? Sì! Vai, apri! No! Madonna! Già mi piace! Strappa tutto! Vai! Mamma mia! No. Che c'è? C'è qualcosa che non va? Cos'è? Saranno le gambe della poltrona! Posso toglierlo? Mamma mia che bella, aprila, aprili, andiamo bene. No ragazzi, guardate che bella. La voglio togliere da qua. La vuoi togliere? Sì. Togliamo il cuscinetto, togliamo le gambe. Pure il cuscinetto c'è, cioè, ma è bellissima. Oh, ma io la voglio mettere. Metti gigante. È grandissima. Ragazzi, ecco. Apriamo la... Ah, la vuoi proprio aprire tutta? Mamma mia ragazzi, ma è bellissimo. Non rompere tutto, ferma, vai piano, con calma. C'è rotto. Vabbè, dai, ormai. L'euforia a mille. Ma quanto la desideravi sta poltrona? Posso sedermi? No, vabbè. Vedi un po' se è comoda. Oddio. Ci puoi dormire. Ah, quindi vuol dire che è comoda, Ma il cuscinetto. No, vabbè. Voglio aprire il cuscinetto. Vai, apri anche il cuscinetto, vai. Non lo strappare, cerca di non strapparlo. Qui. C'è lo scotch. C'è lo scotch, sì. Vedi un attimo, se no strappi un po' qui il pezzetto, dai. Così è più semplice. Ma non ci fa! Strappa la carta! E tagliamolo tutto! Vai, strappa, dai, strappiamo, ma che ce ne frega! Questo è peloso! E certo! Ah, bello, è pure sfoderabile! Sì. Ah, vedi che bello, è fatto proprio bene! Mettiamolo, questo andrà messo qui. Dove vuoi te? Qua, questo andrà qua, poi se vuoi puoi metterlo qui. A fare così. Cioè ragazzi, è bellissima, che dici? Proprio... Soddisfatta? Sì. Ma te la immagini nella tua cameretta? Bellissima. Senti, però ci manca di aprire un pacchetto. Cosa? È il pacchetto delle gambe, così vediamo come sono. Ok. Prendo questo. Guarda, fai una cosa però questo, mettiti qua. Prendiamo le forbici. Eccole. Stavolta ho capito come fare. Allora, le apriamo, facciamo così. Secondo te adesso che tornerà Marianna, che dirà? Non lo so. Gli piacerà, che dici? Che ragazzi, anche Marianna ovviamente ha detto la prima cosa che vorrà, ovviamente, come sapete, è la... Desiree, che cosa? La cameretta. No, che cosa vuole nella camera sua? Come si leverà il tuo letto? La specchiera. La specchiera make-up. E come secondo acquisto, Desiree c'ha la poltrona e Marianna vorrà il puff. Un puff mega gigantesco da mettere all'angolo. Quelli mosci della mosci. Quelli mosci mosci. E sono mosci. È vero. Quasi fatto. Sono le gambe? Sì. Vediamo un po'. Non rompere la scatola, Non guardare. No, vabbè. Che l'hai rimessa a posto, vogliamo vedere anche noi. Devo prendere prima tutto. Non guardate il colore. Non guardate. Questa. Manca l'ultima.
Allora, volete vederla? Certo che vogliamo vederlo. Wow, ma questo è proprio chic, questo è un tocco chic proprio. Wow, che belle, guardate ragazzi, d'oro, che bello, che spettacolo. Pensate, erano bianche così, bianche con le cose blu. Infatti anche il tavolinetto che verrà messo vicino alla poltrona è arrivato e glielo vogliamo far vedere? Eh sì. Indovinate di che colore è? Ovviamente dello stesso colore della poltrona. Guardate un po', apri che vogliamo vedere. Eccolo, guardate ragazzi, oro e color cipria. Vediamo un po' come ci sta vicino. No vabbè, che bello. Togliamo proprio tutto. Guardate com'è fatto. Si apre. Ovviamente coperchio. Sotto c'è il buco però. Sì, sotto è aperto. Vediamo un po'. E qui dentro. Pensate che qua dentro ci saranno dei LED. E qua sopra ci saranno delle cosine. Ma quindi no. Alla fine ti ha convinto questo tavolino? Sì. Perché ragazzi, se vi ricordate, in un video precedente dove Desiree faceva vedere i primi acquisti che aveva fatto, se non l'avete visto ragazzi ve lo mettiamo qui sopra così lo potete andare a vedere. Desiree non era tanto felice di questo acquisto che i suoi genitori avevano fatto per lei. E invece? È bello. Lo vedi? Questo qua lo invece perché qua è scomodo. Se lo metti invece così è comodo. Ma io penso che è comodissimo anche senza. Senti, ma me lo fai provare anche a me un attimo? Sì. Posso provarla? Vediamo un po' ragazzi come ci... No, vabbè. Ragazzi, ve la consiglio al 100%, anzi al 1000%, ma è che è comodissima e morbida. Certo, è un tessuto molto delicato, Desi. Sì. Dobbiamo farci attenzione, visto che tu qui ci vorrai fare le tue merende. Sì, qua c'è, posso dire cosa ci sarà sopra? E spoileriamo proprio tutto. No, già stiamo facendo vedere troppe cose, E guardate un po' lì pure che c'è. Qua siamo pieni di scatoloni, ragazzi. Qui ogni giorno arriva qualcosa. Ragazzi, lì dentro ci sono, lì dentro in questa scatolina, ragazzi, ci sono i, tira fuori. Che belli! Non l'avevi visti questi? Sì. Ci sono i LED che verranno messi dietro tutta la parete del letto. Così verrà tutto illuminato e la sera starà con queste luci soffuse, E qui dentro c'è un altro pezzo di arredo della camera. Molto bello. Anche questo in tema di colore, di tutto. Guardate un po'. Oddio. Prendiamo allora questo. Secondo voi che può essere? Guardate queste. Che sono queste? Delle gambe di legno. Posso prenderla? Se ce la fai. Ce la fai? Ah, ma allora ma sei proprio forte, Ok. Leviamo tutti questi scatoloni. Che cos'è? Una sedia per la scrivania. La sedia per la scrivania. Ma c'è una dentro la scrivania? Infatti è bella grande. Noi ce la immaginavamo perché più la, piccola. Sì, ce la immaginavamo veramente più piccola. Perché la scrivania comunque non sarà grandissima. È piccolina la scrivania? No, piccolina no, è il giusto. Oh, ma l'abbiamo incollata bene, Va bene ragazzi, questa poi la faremo vedere bene, dai. Guardate le sedie, quelle nordiche, si chiamano sedie nordiche. Sono fatte di pelle ed è, come potete vedere, in tema dello stesso colore. Viene in mente il scoppietto. Senti, allora, che dici di questa sorpresa mega? Sorpresa! Mega sì! Molto bella! Contenta? Sì, perché è pelosina
E poi è comodissimo. Io la voglio montare. Ma secondo te, mamma e papà ti avrebbero fatto rimanere senza poltrona, che era la cosa che più volevi nella tua cameretta? Sì. No. Come no? Sì, no. E che cos'è? Non è questa la cosa che volevi di più? Sì. Lo so. Hai visto? Sorpresa. Lo montiamo. Pollicione in su. La voglio montare. Lo so, mamma. Ma vabbè, dai, te la godi così senza gambe. No, adesso queste qua verrà messo tutto di nuovo, tutto dentro lo scatolone. Verranno messi da una parte. Quando la cameretta sarà pronta, spero fra una settimana, io penso che la settimana prossima Desiree potrà finalmente dormire nella sua nuova stanza. Ah, comunque io stasera dormo qua sopra. Ah, va bene, allora buonanotte. Buonanotte. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi. E attivate la campanellina e iscrivetevi e mettete un bel like. Se questa poltrona e tutte queste cose che vi abbiamo fatto vedere vi sono piaciute. E al prossimo video. Ciao. Ciao. E buonanotte. E buonanotte.